un'opera per la mostra, mentre invece in conclusione parliamo di un'opera in visso. Un'opera in visso, questa parola visso, come si dice visso, a tutti vengono le convulsioni, o in positivo o in negativo. È un argomento che sta destando e desta in alcuni casi interesse, in altri preoccupazione, altri hanno l'eterna illusione che apparire su grandi palcoscenici possa portare tanta visibilità al nostro paese. Io non voglio aprire una polemica, ma anche l'altro giorno a Sardegna 1 venivo stuzzicato su questa cosa. Io invece non voglio assolutamente entrare in polemica, ma voglio parlare invece di chi lavora con visto certificato, con chi porta avanti la vera tradizione del visto, che affonda le radici in un nostro illustrissimo concittadino che si chiama Italo Diana, perché il visto parte da lì, non parte né da Salomone né dall'antica Babilonia, e dalle preghiere, né dalle urli, né dalle fantascientifiche e impressionanti parole che si dicono, che attirano e coinvolgono una quantità enorme di persone che si fanno, che si affascinano, ma giustamente io verrei affascinato, ma sono favole, le favole si raccontano ai bambini, ma i bambini quando crescono poi vogliono sentire cose più reali. Ma torniamo invece, perché molti dicono, ma perché tu presenti le opere dell'SLRPS e non presenti l'opera di Tizio, di Caio, di Sempronio? Perché le opere delle sorelle PES intanto sono opere artistiche, perché le sorelle PES sanno lavorare al telaio, primo, e secondo perché il visto che usano le sorelle PES è un visto certificato, e il visto è un argomento delicatissimo, perché non si può andare a strappare un'anacra o del filamento così, perché oggi si sa che non si fa così. Le sorelle PES hanno fatto un lavoro enorme, insegnano una tradizione che hanno appreso da una lieva del maestro Italo Diana, e fanno conoscere quella che è l'arte del visso senza mistificarla. E quindi io con piacere ho accolto la prima opera che hanno realizzato e hanno dedicato a Papa Francesco, un'opera che speriamo nella mostra tra Oriente e Occidente di donare direttamente a Papa Francesco, perché arrivare prima era molto più semplice arrivare al pontefice e fare delle degnazioni dirette. Il Papa Francesco è un po' più complicato, perché è tutto il mondo che quotidianamente vuole avere dei colloqui con Papa Francesco. Quindi noi, in occasione della mostra tra Oriente e Occidente, nella speranza che il patriarca di Mosca venga alla mostra, quella sarà un'occasione, speriamo, di poter donare quell'opera che raffigura Papa Francesco con la figura di Sant'Antioco. E con grande sorpresa, ripeto, io qua non sono venuto per una cosa improvvisata questa. Quando sono venuto qua e sono andato a salutare le sorelle PES, come faccio ogni qualvolta vengo, mi hanno fatto vedere questa cosa. Loro non sapevano della mostra che stiamo realizzando, se non probabilmente per qualche post messo su Facebook o che gira sui social. E io appena l'ho vista ho detto: no, questa deve andare assolutamente dalla mostra. Quindi con Antonio Cauli abbiamo subito realizzato una cornice provvisoria, e quindi sono convinto di questa acquisizione, e sono convinto che bisogna parlare di visto nei termini che la legge consente. Tutto il resto è gratuita mistificazione. Per ora vediamo l'opera.
Vieni a aiutare. E dai, no? Vai, dai. Giuseppina, io vuoi. Non niente da fare, siete come la. Tu conosci questa. Vieni un attimo qua, Marco. Vuoi parlare di questa stampa? No, devi venire un attimo, per favore. No, perché questa è la più antica stampa di Sant'Antioco a cavallo. Però qua abbiamo un tecnico, il nostro ex assessore alla cultura, che forse sulla stampa.